Benvenuti capiuccini, bentornati in questo nuovo episodio della Pixelcraft. Qua il vostro De Marchi vi parla e che sta un attimino litigando con dei Pokémon. Io lo sto inseguendo giusto da un pochino da un'ora, ma probabilmente vogliono fermarmi perché in questo momento dobbiamo fare una chiacchierata con la personcina che c'è qua dietro. Oltre che al fatto che in fondo c'è un boss leggendario che ci sta aspettando e che questo Gloom non mi vuole lasciare in pace, quindi dannazione, devo per forza eliminarlo. In questo episodio finalmente abbiamo sbloccato la sfida di Lugia Shadow Shiny. E se vi siete persi cosa è successo negli ultimi episodi, Madamarchi ragazzi è entrato all'interno di questo mondo e l'ho sfidato. Nonostante la mia vittoria ragazzi, Marchi inizialmente non voleva darmi le coordinate di questo Pokémon leggendario fantastico che è Lugia Shadow Shiny, perché lui l'ha catturato prima di me e questo Tangrow vuole fare la brutta fine come quel Gloom di prima. Infatti come leggiamo troveremo il nostro Lugia Shadow Shiny dove Madamarchi ci ha portato. Ma non solo, il nostro obiettivo è anche di proseguire con la cattura degli altri Pokémon leggendari, perché tecnicamente un Pokémon come Lugia noi già ce l'abbiamo all'interno del nostro inventario di Pokémon. Ma non solo, perché l'ultimo Pokémon leggendario che abbiamo catturato è stato questo Lunala. Appunto l'abbiamo trovato dove Marchi ci ha portato nello scorso episodio. Abbiamo avuto la fortuna che questo Pokémon è spawnato. Non solo la mia fortuna è stata catturare questo Lunala in una maniera completamente randomica, ma sempre giocando fuori dalle registrazioni ho trovato questo oggetto, l'En Lunarizer, che è un oggetto molto importante in questo momento. Minecraft non vuole farmi droppare, ma volevo inquadrarvelo. Eccolo, dove è andato? Aiuto, dove è finito? Ok, rieccoci, ho provato a uscire e rientrare, vediamo se me lo droppa in questo momento. Eccolo qua, il nostro En Lunarizer. E voi direte, caro De Marca, cosa fa questo oggetto? Beh, fa la stessa cosa che fa l'En Solarizer. In questo momento andremo a smontare il Solgaleo che aveva da parte con il Necrozma, perché voglio fondere questa volta Necrozma con Lunala e finalmente sbloccare la nostra seconda evoluzione del Necrozma. Eccolo qua, Lunala fuso con il Necrozma. Ma non solo, lo abbiamo sbloccato nella sua versione Shadow, che è fantastica. Ora, ovviamente questo Pokémon qui cambierà in base alle statistiche anche del Lunala stesso. In questo caso però purtroppo abbiamo la sua statistica dell'attacco come peggior statistica di questa sfida, di questo mondo Pokémon. Abbiamo un'ottima velocità, buoni vita, quindi buoni HP, però purtroppo ragazzi la fusione migliore non è questa qua, anche se è bellissima, ma è quella con il Solgaleo. Quindi dobbiamo tenerci per forza questa qua, che comunque, se posso dirlo onestamente con voi ragazzi, è la mia fusione preferita, fino a quando poi non sbloccheremo anche Ultra Necrozma all'interno della Pixelcraft, e lì sì che sarà una super figata. Ma parlando di super figate, dobbiamo andare anche in esplorazione, perché la cosa più importante oggi è catturare Lugia, ma nella sua versione Shadow Shiny. Quindi andiamo a togliere tutti quanti i Pokémon inutili e prendere la nostra squadra base. Voi direte, Marco, ma perché fai questa cosa? Tecnicamente dovresti catturare un Pokémon leggendario, ti servirebbe la tua squadra delle catture. Beh, in realtà Marchi ci ha detto che tecnicamente bisogna sfidare un boss prima di poter provare a catturare Lugia Shadow Shiny, e noi abbiamo già due Master Ball, neanche una da poter utilizzare per la cattura, quindi nel caso possiamo anche non utilizzare la squadra delle catture. La cosa più importante è avere il nostro team, la nostra squadra principale, a completa disposizione, e dato che ormai la nostra squadra ufficiale è tutta quanta a livello 100, possiamo fare solamente una cosa: mettere tutti i Pokémon a curare, anche perché secondo me la sfida sarà sicuramente con un boss ultimate, e nel caso prendere anche tutte quante queste Gicocche che abbiamo messo a cuocere, perché in questo modo comunque posso craftare delle Ultra Ball che potrebbero essere molto utili per noi. Mi ricordavo che avevo due stack di Gicocche nere da poter utilizzare per craftare le Ultra Ball. Infatti noi ora crafteremo direttamente uno stack di dischi di Ultra Ball che metteremo subito a premere all'interno delle pressatrici automatiche in questa perfetta divisione. E voi intanto ragazzi commentate con qual è il vostro Pokémon Shadow preferito, che vi lascerò un cuoricino qua sotto nei commenti, lasciate un mi piace. Ho un Meowile qua in fondo da sfidare, quindi voglio andare subitissimo contro di lui. No! C'è questo Crobat che è un Pokémon alfa, eliminiamolo subito. Tanto non ci interessa, quello che ci importa è questo Meowile, perché in effetti una terza Master Ball potrebbe fare al caso nostro. E vado con uno dei miei Pokémon più potenti, il nostro Eternatus. Proviamo ad eliminarlo istantaneamente con un bel Eterna Beam, vediamo se riusciamo a fare qualcosa. Ci ha tolto tantissima vita e non abbiamo fatto niente. Proviamo ad avvelenarlo, non possiamo far nulla contro Meowile. Direi di provare con Kyogre, che diventa Archeo Kyogre. Andiamo di Thunder, proviamo a paralizzarlo, non ce l'abbiamo fatta, ci ha tolto tantissimo, ma il mio Kyogre dovrebbe essere un po' più veloce, infatti l'abbiamo portato a vita rossa. Ora è il momento del mio Tyranitar, e con Fire Blast dovrebbe provare ad eliminarlo, vediamo se l'abbiamo fatta. Esatto,
fatto non ci ha droppato nulla. Ma questa cosa non è giusta per niente. Neanche una caramella rara, un XP Candy, una Master Ball, nulla di nulla. E ora partiamo con la nostra missione direttamente sopra il nostro Rayquaza Shiny. Però onestamente ottenere qualche caramella rara dei boss Ultimate, così potevo portare il mio Rayquaza Shadow al livello 100. Ma purtroppo così non è stato. Anzi, dovevo ancora rimanere con il nostro Rayquaza Shiny, che comunque è un ottimo Pokémon. E guardate come svolazza bene, velocissimo. Ci porta direttamente sull'altare del Lugia Shadow Shiny. Vediamo se realmente abbiamo un boss da sfidare o come funziona questa sfida, perché sono curioso. L'ultima volta non c'era questo boss Ultimate, che sembra quasi un professore. Beh, ora è arrivato quel momento della sfida. A parte che in fondo c'è un bellissimo Aggron che potremmo catturare, il nostro obiettivo è eliminare questo boss Ultimate. E voglio partire con il mio Pokémon più potente probabilmente, Kyogre Primal. Il nostro avversario parte subito con il Pokémon che vogliamo catturare in questa sfida, Lugia Shadow Shiny, che è bellissimo. Noi potremmo attaccare subito con Thunder per essere super efficaci. Gli abbiamo tolto veramente poco. Non siamo riusciti nemmeno a ghiacciarlo, forse con Surf qualcosa in più possiamo fare, pochissimo. Questo Lugia è fantastico, credo che sia letteralmente uno dei Pokémon più belli e assurdi di questa serie. Ma è tanto forte anche, è difficile da catturare, mi ha eliminato Kyogre. Beh, con Tyranitar dovrei essere super efficace, quindi vado direttamente con Stone Edge. Infatti l'abbiamo eliminato. Il prossimo Pokémon in campo è Metagross in una sua versione speciale. Credo che sia la prima volta che lo vediamo in questo stato Metagross, è bellissimo. A questo punto metto in campo il mio Charizard e l'Omega Evolvo, perché in questo modo posso essere super efficace. E rispondo con un altro Pokémon bellissimo da mettere in campo. Ci ha tolto un po' di vita, noi ne abbiamo tolto tantissimo però. Ho pochissimi Max Revive e in questo momento riporto in vita il mio Tyranitar. Charizard ha resistito di pochissimo, quindi gli ricarico la vita con una Max Potion. Con il prossimo attacco dovrei eliminare Metagross tecnicamente, infatti è così. Urca, Necrozma Shadow in campo. Beh, potrei andare con Thunder Punch, però gli ho fatto nulla. A questo punto metto in campo il mio Mewtwo Shadow, che potrebbe rispondere con un'ottima mossa, Shadow Ball, per fare un bel po' di danno. Ci hanno fatto un critico. Gli ho tolto solamente metà vita, invece il Mewtwo è stato eliminato. A questo punto rimetto in campo il mio Tyranitar, potrebbe essere molto utile per questa sfida. Infatti Necrozma sta subendo tantissimo i miei colpi e col prossimo turno viene eliminato. Wow, che figo questo Tyranitar! Non ci credo, abbiamo contro due Pokémon potentissimi. E me lo sta anche mega evolvendo davanti agli occhi. Era bellissima quella versione di Tyranitar. Il mio ha perso tantissima vita, il suo veramente poca. E mi sa proprio che lo perderemo. Esatto, ora è il momento di Eternatus. E che avvelena subito questo Tyranitar avversario, che è veramente molto ostico e difficile da sconfiggere. Salvo il mio Kyogre, riportandolo in vita, almeno siamo un po' più tranquilli. Ora, con il mio bellissimo Rayquaza posso andare di Extreme Speed attaccando per primo. Sacrifico il nostro Rayquaza per riportare in vita Eternatus. Tanto il mio Rayquaza viene eliminato, ma lui prende danno per colpa dell'avvelenamento. E lancio subito Kyogre. Ricordiamoci che il nostro unico obiettivo è questo Lugia Shadow Shiny qua in alto. Ed eliminare questo impossibile Tyranitar ce la potremo fare, ce l'abbiamo fatta. Urca, ma questo Absol è minuscolo. E credo anche sia l'ultimo Pokémon del nostro avversario. Ora un turno lo utilizziamo per riportare in vita un Pokémon come Kyogre. E direi che visto che Eternatus sta risendo un bel po', anche Tyranitar. Il prossimo turno lo utilizziamo anche per curarlo. Sfruttiamo tutte le mosse che abbiamo a disposizione. Con Toxic lo avveleniamo. E con Eterna Beam gli facciamo tantissimo danno. No, non era l'ultimo. Ho letto bene, ragazzi. Questo Mew Shadow classico, che è bellissimo, ha utilizzato una mossa per diventare uguale al nostro tipo. Beh, in questo modo io lo posso direttamente avvelenare, non ce l'ho fatta. Ma utilizzare una mossa di tipo drago che è super efficace. E infatti la mossa che sta continuando a utilizzare è Reflect Type. In questo modo con il prossimo Eterna Beam lo posso eliminare. Urca! Un sacco di caramelle rare, abbiamo vinto! Ok, devo capire come scendere per catturarlo. Dove è andato? No, 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 fermati, fermati! Dannazione, in questo momento non ho Pokémon su cui posso volare per lanciare la Master Ball. Ci conviene quindi salire direttamente su questa collina con la speranza che lui possa tornare poi indietro. Si è bloccato sull'albero? Beh, lanciamogli direttamente la Master Ball, ce l'abbiamo fatta! Non sto vedendo dove sta cadendo la Master Ball, ma tecnicamente stiamo catturando Lugia Shadow Shiny! È uscito in chat, lo abbiamo catturato. Controlliamo se ce l'abbiamo realmente all'interno del PC, perché sono contentissimo. Eccolo qua, al livello 85. Nemmeno avevo controllato che livello fosse spawnato, ma ragazzi, è uno spettacolo incredibile questo Lugia Shadow Shiny. Ma andremo ad analizzarlo solo nel prossimo episodio, campioncini. Noi ci possiamo fermare qua, direi. Ci salutiamo e ci vediamo in un prossimo video. Lasciate un mi piace. Ciao!